Quella che state vedendo è la posizione anatomica. Per parlare di anatomia noi abbiamo bisogno di piani e assi universalmente compresi. Se io dico la mia testa sta più alta del tronco, mi potrete dire, certo, è adesso che sei seduto, ma se ti sdrai con la testa all'ingiù o se ti metti a letto, la tua testa è allo stesso livello del tronco. Allora dobbiamo avere una posizione di partenza universalmente riconosciuta per poter utilizzare dei termini, delle parole che ci portano a comprenderci. E voi da professionisti sanitari imparerete, è uno studio del Lancet di qualche anno fa, il 40% delle parole che utilizzerete nella vostra professione, cioè il 40%, capite, poco meno della metà, lo imparerete studiando l'anatomia. E quindi le parole, prima di tutto, nel nostro corso sono importanti. La difficoltà di questa materia, come di tutte le materie nuove, ma di questa in particolare, è che dovrete imparare non soltanto, come dire, il meccanismo per entrare nella materia, ma anche tante parole che magari non conoscevate. E dovete usarle appropriatamente, perché una parte della vostra professione è anche saperle usare, queste parole, in maniera appropriata, anche a seconda dei contesti. Se state parlando con un vostro collega, con un medico o con un infermiere e state cercando di delineare un quadro clinico, non direte ho notato un trauma sulle costole, perché la parola è costa, la costa. Okay? Se state parlando col collega radiologo a proposito di un danno di un osso della mano, non parlerete di falange, falangina, falangetta, falange prossimale, intermedia, distale. Questi termini però è corretto conoscerli, perché se parlerete con la nonna che andrete a riabilitare a casa non farete i saccenti dicendo nonna hai una frattura di una costa, di una costola, il termine che lei ha sempre utilizzato, e quindi dovrete imparare non solo un linguaggio ma avere sempre la capacità di rapportarvi con la terminologia corretta e fluente con chi state parlando. La posizione anatomica è quella che state vedendo, è l'uomo eretto vitruviano, se vogliamo, con la testa che guarda in avanti, dritta, il tronco rivolto in avanti, i piedi angolati di circa 35 gradi, guardate che questo è molto importante, il palmo della mano rivolto in avanti. Questa è la posizione anatomica da cui partiamo. E se io vi volessi disegnare un corpo umano in maniera molto semplice, ma efficace, vi direi che è fatto da una testa, da un tronco, e il collo fa parte del tronco, unisce la testa al tronco stesso, da un arto superiore e da un arto inferiore. Un disegnino che abbiamo fatto tutti a 3 anni, a 2 anni, qualcuno anche a 26-27 anni, ma insomma sono altri problemi. Un disegnino semplice che individua le varie porzioni del corpo, testa, tronco, arto superiore, arto inferiore, il collo. A livello del tronco noi abbiamo una suddivisione importante che è data da un muscolo che è il diaframma, il quale è una cupola, lo studieremo in dettaglio. Questo diaframma consente di suddividere una parte alta, cioè il torace, e una parte bassa, che è l'addome, torace, addome. Quindi nella posizione anatomica, che qui vedete più compiutamente rappresentata, noi troviamo una testa, la quale a sua volta è suddivisa in un neurocranio e in uno splancnocranio, un cranio anteriore, splancnocranio, splanknos in greco vuol dire viscere, quindi il cranio che contiene gli occhi, che contiene la bocca, l'inizio delle vie aeree, splanknos, splancnocranio, e neurocranio, che è la parte più voluminosa, che si trova in alto e indietro, che contiene ovviamente l'encefalo. Attenzione, la parola encefalo viene pure questa dal greco, enkephalos, quello che sta nel cranio, quale? Nel neurocranio. E quindi ovviamente un tronco del quale diremo che è costituito dal collo, dal torace e dall'addome, gli arti, arto superiore e arto inferiore, il collo, il torace, l'addome, vedete le varie porzioni, manca in questo tronco l'ultimo tratto che è difficilmente visibile nella posizione anatomica, che è la pelvi e il perineo. Il perineo è
la regione tra le cosce. La pelvi si apprezza topograficamente soltanto a livello della sinfisi pubica, perché poi pelvi è l'imbuto del bacino, d'accordo? Quindi il tronco fatto da collo, torace, addome, pelvi e perineo, arto superiore e arto inferiore, testa, tronco, gli arti, cranio, faccia, collo, torace, addome, pelvi, questa è la regione tutto sommato dell'osso sacro posteriormente, regione addominale, arto inferiore, arto superiore. Quando parlo di corpo, devo parlare di cavità del corpo, cavità che derivano da un abbozzo, da una organizzazione che nasce prima di tutto durante la vita embrionale. Queste immagini ci portano a concetti molto difficili, che sono quelli dello sviluppo del nostro corpo da un disco, come vedete, che poi a un certo punto si piega in due versi, lateralmente e antero-posteriormente. Un disco che si piega anteriormente e posteriormente, ma che si chiude su se stesso anche in maniera simmetrica destra e sinistra. Da questa struttura pianeggiante deriva l'embrione e dall'embrione già c'è l'abbozzo delle cavità che nell'adulto sono quelle che noi troviamo. Abbiamo cavità che svolgono funzioni essenziali di protezione e individuazione degli spazi per gli organi, e le cavità sono quelle che danno anche, come dire, il reciproco rapporto ai visceri di cui delineano le dimensioni. Prima di andare avanti vi faccio una breve nota teorica ma essenziale. La forma degli organi è sicuramente legata allo spazio che possono occupare nel corpo. La forma degli organi è legata a quella che è la loro funzione. Il fegato non ce l'ho nel collo, ce l'ho attaccato all'apparato digerente, connesso al duodeno, perché è lì che svolge buona parte delle sue funzioni. Quindi la posizione è legata sicuramente all'ingombro e alla spazialità. La forma è una parte della descrizione di un organo che porta alla funzione. Anatomia e fisiologia sono, se volete, due facce della stessa medaglia, d'accordo? Voi oggi studiate la forma, perché è giusto partire da questa, e domani con i colleghi fisiologi la funzione. La funzione è quella perché la forma è quella precisa dell'organo e viceversa. Le cavità del corpo sono una dorsale, vedete questa, che contiene l'encefalo, il cranio, cioè il neurocranio, e il midollo spinale che è contenuto nel canale vertebrale. Quindi l'encefalo e il canale vertebrale sono la sede di protezione del sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale. State vedendo la situazione in un adulto, dove il midollo spinale a un certo punto termina a livello della vertebra lombare L1, L2, state osservando la continuità tra encefalo e midollo spinale, ovvero sia il fatto che le due strutture continuano in un foro che si trova alla base del cranio, che si chiama grande foro occipitale, e il sistema nervoso centrale è dato proprio da encefalo e midollo spinale insieme, mentre il sistema nervoso periferico è dato dai nervi encefalici, dai nervi spinali e dal sistema nervoso autonomo, che si distingue in sistema nervoso orto e parasimpatico. Questa cavità dorsale è molto rigida, il cranio è una scatola chiusa, il midollo spinale è protetto dalla colonna vertebrale, nel canale vertebrale, e qui abbiamo sia un elemento di robustezza ma anche di mobilità, perché non c'è movimento del mio corpo in cui io non faccia fulcro, perno, non faccia conto del movimento della colonna vertebrale. Quindi il midollo spinale, oltre a essere altrettanto delicato come l'encefalo, è fatto dello stesso tessuto, deve essere ancora più protetto, se vogliamo, dell'encefalo, perché si muove con il midollo spinale, con la colonna vertebrale. E poi abbiamo
delle cavità ventrali, che sono la cavità toracica, la state vedendo, la cavità addominale, la cavità pelvica. La cavità pelvica, qui in uno spaccato, in un taglio, la vediamo meglio, questa è un'immagine che si dice essere su un piano sagittale, la cavità pelvica continua, più piccola, in basso l'addome. E il perineo è la regione, che qui non stiamo vedendo, tra la radice delle cosce, quindi collo, torace, addome, c'è un limite fisico del diaframma, non c'è un limite tra addome e perineo, ma il perineo finisce con un altro diaframma, con un'altra struttura muscolare concava superiormente, d'accordo? Incominciamo a imparare questi termini, cosa vuol dire concavo e cosa vuol dire convesso, compito a casa, studiate queste due parole, la struttura concava è la stessa struttura che da una parte è concava, dall'altra è convessa, quindi il nostro diaframma pelvico che è un altro diaframma speculare rispetto al diaframma che separa torace e addome, la concavità del diaframma tout court è rivolta verso il basso, la concavità del diaframma pelvico è rivolta verso l'alto. Al di là di questo diaframma pelvico io trovo il perineo, che è la regione esterna tra la radice delle cosce. Questa cavità toracica e addominale sono separate, lo vedete, la cavità pelvica è in continuità e termina con un diaframma importante, un diaframma pelvico che, come il diaframma toraco-addominale, da una parte deve dare sostegno, mobilità, ma dall'altra deve consentire il transito di visceri e di strutture. Il diaframma tout court deve consentire il transito dell'esofago, della vena cava inferiore e dell'aorta. Il diaframma pelvico deve far passare l'ultimo tratto del canale alimentare, quindi l'ano nel maschio e nella femmina, poi deve far transitare l'ultimo tratto delle vie urinarie che nella donna sono separate rispetto alle vie genitali, quindi nella donna questo diaframma farà passare, darà spazio sia alla vagina che all'uretra, nel maschio dovrà far passare soltanto l'uretra, perché l'uretra, come sapete, è via genitale e spermatica nello stesso tempo. Queste cavità sono piene di visceri, di organi, i due polmoni nella cavità toracica, nello spazio interno tra i due polmoni, come avete visto anche in questo disegno, una regione centrale che prende il nome di mediastino, imparate anche questa parola, il mediastino, che è lo spazio tra i due polmoni, dove il cuore con il suo rivestimento alloggia. E tutto questo che vedete qui in schema ci porta a parlare di un altro argomento, ci porta a parlare di simmetrie nel nostro corpo e con termini complessi che però voglio rendere semplici, che sono la metameria, un millepiedi ha un'organizzazione metamerica che vuol dire metamerica vuol dire che c'è un pezzettino di corpo controllato da un pezzettino del sistema nervoso che ha una coppia di piedi, d'accordo, che si muove in maniera non indipendente, ma diversa rispetto alle altre parti del corpo. Poi ci saranno dei sistemi nervosi che metteranno insieme il funzionamento dei singoli metameri. Nel nostro corpo così evoluto, l'unica regione in cui posso avere una metameria, cioè un'organizzazione per fette simili, è a livello della gabbia toracica, dove una vertebra è unita a una coppia di coste e tra le coppie di coste troviamo dei muscoli, dei nervi intercostali, delle arterie e delle vene. Questa è la regione metamerica, concettualmente lo spazio tra la terza e la quarta costa e tra la sesta e la settima è fatto dalle stesse cose. C'è un osso, c'è la cartilagine, ci sono i muscoli, i vasi e i nervi messi nello stesso modo. È l'unica regione che ci è rimasta metamerica. Da questa metameria noi ci siamo allontanati, ma la metameria sta nell'embrione, per cui quando andremo a studiare il sistema nervoso e non capiremo come mai certe parti del corpo sono connesse in una maniera così complessa, se ripartiamo dalla metameria forse riusciamo a, diciamo, orientarci. Però prima di arrivare a queste cose difficili, prima di tutto diciamo dei termini importanti che ci servono per cominciare questo nostro percorso. Intanto il nostro corpo, che avete visto nella posizione anatomica,
è attraversato da tre tipi di piani che vi faccio vedere in dettaglio. Il corpo è una struttura tridimensionale. Di solito a questo punto della lezione, negli anni precedenti, avrei chiesto a qualcuno di voi di farsi attraversare da fogli, da piani, d'accordo? L'avremmo fatto un po' più interattiva, ma questo oggi toglie spunto e comunicazione a chi ci sta seguendo da casa, quindi mi limito alle slide, che spero non siano troppo sterili. Parliamo di piani sagittali. Vedete cosa vuol dire? Il termine sagitta in latino vuol dire freccia. Se io ho un piano sagittale, è qualcosa che mi attraversa il corpo come una freccia dall'avanti all'indietro. I piani sagittali quanti sono? Quanti piani sagittali possono attraversare il mio corpo? Risposta: infiniti, perché il mio corpo è una struttura tridimensionale, i piani sono bidimensionali. C'è un piano più significativo degli altri? Sì, il piano sagittale mediano, quello che passa dalla porzione centrale del corpo. E il piano sagittale mediano divide il corpo in due, attenzione alle parole, antimeri, antimero destro, antimero sinistro. Questi due antimeri, destro e sinistro, sono apparentemente simili nelle due componenti, destra e sinistra, quindi apparentemente sovrapponibili, in profondità non lo sono affatto. Il fegato è più orientato a destra, la milza è soltanto a sinistra, quindi se io guardo gli organi interni, questa simmetria esterna non la posso ritrovare, d'accordo? Piano sagittale, piani sagittali infiniti e unico piano sagittale mediano. Vedete? Piani sagittali in viola, l'unico in giallo piano sagittale mediano. I piani sagittali non mediali, li chiamo paramediali, e suddividono il corpo, mentre quello centrale lo suddivide in una parte destra e in una parte sinistra, quelli paramediani suddividono il corpo in regioni che chiamo mediali e regioni che chiamo laterali. D'accordo? Guardate me, se io ho un piano che attraversa, il piano sagittale paramediano che mi attraversa a livello dell'articolazione scapolo-omerale, d'accordo? Dirò che l'omero è laterale e dirò che la gabbia toracica è mediale. Se ho un piano che mi attraversa, non sono in posizione anatomica, il corpo attraverso il gomito, dirò che l'avambraccio è laterale e che l'omero è mediale. Quindi è un termine relativo, devo sempre dire rispetto a che cosa, no? Se vi facessi la domanda, ma Bologna è più lontano o più vicino? Voi mi direste rispetto a che? Rispetto a Prato è più lontana, rispetto a Milano è più vicina. Altrettanto, mediale o laterale è rispetto al punto in cui io faccio passare il piano, così come queste parole le posso utilizzare anche con un altro modo per quanto riguarda gli arti. Al posto di dire laterale o mediale, che è più proprio e diciamo significativo per il tronco, quando arrivo agli arti posso dire prossimale o distale, d'accordo? L'avambraccio è prossimale o distale? Domanda sbagliata, mi dovreste chiedere rispetto a che cosa? L'avambraccio è prossimale rispetto alla mano ed è distale rispetto all'omero. Quindi questi piani sagittali paramediani che mi individuano porzioni mediali e laterali, oppure altra parola, prossimali e distali per quanto riguarda gli arti. Quando sono in piedi, la tibia, d'accordo, rispetto al femore, non si trovano nella posizione anatomica uno più laterale e l'altro mediale. La tibia è più distante, distale, rispetto al femore, quindi è giusto che per gli arti nella posizione anatomica adoperi queste parole. Un altro piano importante, sono tre e nessuno dei tre è meno importante degli altri, è il piano trasversale. Quanti piani trasversali possono attraversare il corpo? Risposta: infiniti. Esiste un piano trasversale di simmetria? No, non c'è un piano trasversale di simmetria. Come suddivido il corpo quando è attraversato da piani trasversali? Potrei dire in roba che sta in alto e roba che sta in basso. Invece utilizzo due termini importanti.
che sono craniale e caudale. Craniale e caudale, cioè dalla parte del cranio e dalla parte di quella che embriologicamente abbiamo visto prima essere la coda. Vedete? Questa è la coda dell'embrione, craniale e caudale. Quindi ciò che sta sopra il piano trasverso, io lo chiamo ogni piano trasverso craniale, e ciò che sta sotto, vedete il piano trasversale qui è identificato da un colore verde, e ciò che sta sotto è caudale. Infine ho dei piani frontali. Cosa vuol dire piani frontali? Che sono paralleli alla mia fronte, d'accordo? E che quindi attraversano il corpo come se fossero paralleli alla fronte. Esiste un piano frontale di simmetria? No, non esiste. Questi piani frontali li studierete anche col termine di piani coronali, perché a livello del cranio esiste una sutura tra l'osso frontale e le due ossa parietali, che prende il nome di sutura coronale, e il piano frontale che passa da quelle parti attraversa la sutura coronale. Quindi frontale, un termine anatomico, clinicamente, radiologicamente, i piani sono coronali. Okay? E cosa individua un piano frontale o coronale? Individua una regione anteriore che chiamerò ventrale, il davanti lo chiamo ventrale perché è dalla parte del ventre, e una regione posteriore che chiamerò dorsale, dalla parte del dorso. Ok? Quindi questi termini, guardate sul piano sagittale mediano, prendo la foto, come dire, d'archivio di questa signora che non, francamente non so chi sia, se io la divido con Photoshop e faccio un semplice, no? Mergio, una sovrapposizione e ottengo tre facce, la prima è il viso vero della signora e le altre due sono il ribaltamento delle due metà, destra e sinistra, vedete che realizzo tre volti diversi. Quindi anche il primo, che mi sembra apparentemente simmetrico, in realtà simmetrico fino in fondo, fino in fondo non è. E se avremo modo di poterci raccontare senza l'affanno dei tempi stretti quanto sia importante nella relazione, nella conoscenza, la simmetria, il riconoscimento della simmetria dei piani del volto, della simmetria del viso e così via, ecco, sarà molto interessante fare un excursus sul perché questa simmetria è quella che ci fa piacere il nostro simile istintivamente e che ci fa ricordare anche il viso, perché noi adesso sto cercando di guardarvi per ovviamente memorizzarvi, voi con minore fatica perché sono da solo, state cercando di memorizzare il mio viso, la mascherina ci impedisce e ci dà fastidio in questo approccio, come dire, sociale, perché non solo è un problema parlarci, che si può sormontare, ma è anche un problema riconoscerci attraverso la mascherina che taglia metà del viso. Di solito noi quando ci incrociamo per la prima volta facciamo con il nostro simile uno scanner, occhio, occhio, punta naso, occhio, occhio, punta naso, occhio, occhio, orecchio, mento, orecchio. Cioè, nei primi istanti di conoscenza, la scansione di questi punti importanti, che facciamo istintivamente ovviamente, non in maniera consapevole, ci consente da una parte di vedere se in questi triangoli, in queste forme geometriche, c'è un viso già conosciuto. Mi ricordi il tuo nome, per favore? Giovanni, ci guardavamo prima e ci sorridevamo con Giovanni perché ci conosciamo, però finché il nostro scanner non è stato preciso, reso difficile dalla mascherina, non posso essere sicuro che sei tu. Se fossi stato a volto scoperto sicuramente sarebbe stato più facile. E quindi è assolutamente importante questo, lo facciamo, l'ominide di cui portiamo questi geni, di questo istinto, dal riconoscimento del proprio simile ricavava subito delle informazioni: Giovanni amico o nemico, mi avvicino, lo conosco o non lo conosco,
dubbio, amico, nemico, prima cosa. E secondo, dalle forme del volto sembra che chi studia l'antropologia, ha fatto poi degli studi che insomma vanno al di là dei concetti anatomici, che si possa avere un'idea istintiva dello stato di salute del soggetto. Se la persona si deve essere chiusa in avanti, l'embrione si chiude, se io trovo una simmetria di chiusura, suppongo istintivamente che anche gli organi interni siano correttamente posizionati e siano sani. E quindi l'ominide, che in questo primo sguardo cerca nella soma del proprio simile, soprattutto della ominida e viceversa, quella che noi chiameremmo bellezza, che in realtà in questo primo acchitto di pochi secondi è simmetria e basta, che potrebbe identificare un possibile candidato per una procreazione della specie. Capito cosa voglio dire? Quindi questa simmetria è assolutamente fondamentale. Così come è importante però ricordare, come vi dicevo prima, che questa simmetria nel nostro corpo si perde, perché a un certo punto ci sono degli stravolgimenti importanti, soprattutto nell'addome per il posizionamento dei visceri. La metameria non è più una nostra prerogativa, per fortuna, soltanto a livello di gabbia toracica, come vi dicevo, è rimasta questa organizzazione metamerica. L'embrione cresce, si sviluppa in maniera assai complessa e la metameria è rimasta ancora a livello del sistema nervoso centrale, in modo particolare a livello del midollo spinale, nella emergenza dei nervi spinali, che poi ovviamente in periferia si complicano dando origine a quelli che sono i dermatomeri, ma questo sarà oggetto, diciamo, del vostro prossimo approfondimento. Quindi, riassumendo, vedete, craniale, caudale, laterale, mediale, prossimale, distale, ventrale o dorsale, questi termini nuovi, che servono anche per un'altra cosa. Servono anche per poter studiare bene gli organi. Guardate, questo è un encefalo che è stato tagliato secondo un piano trasversale, secondo un piano frontale e secondo un piano sagittale mediano. Lo stesso organo ha tre fotografie diverse. Quindi, quando io ve lo devo descrivere, l'encefalo o un femore o un muscolo, devo per forza mostrarvelo come oggetto tridimensionale. Ok? Tra i vari aiuti, no, che possono essere di vostro sostegno nella didattica, oltre ai libri tradizionali, ci sono molte app utili. Alcune di queste, che ovviamente si trovano sugli store online a seconda dei sistemi operativi, dei telefoni o dei tablet, alcune di queste sono anche a pagamento, ma hanno dei costi esigui, e spesso l'apparato locomotore viene, come dire, regalato come apparato di promozione dell'intero pacchetto. Quindi fateci una navigata anche su questo, Anatomy Learning, Complete Anatomy. Sono delle applicazioni graziose che possono servirvi per la forma dei muscoli, il posizionamento, la contrazione del muscolo. In tempi meno rapidi di questo sono applicazioni che spesso ho portato anch'io in aula per divertirmi con gli studenti, ma purtroppo i nostri tempi contingentati ce lo consentono poco. Però questo nostro corpo, e finisco, ha bisogno di essere anche studiato durante la dinamica, non mi basta dirlo in statica, e quindi devo pensare che sui piani che ho già descritto, quando i piani si incrociano a due, si formino degli assi. Scusate se torno indietro di qualche diapositiva, ma andrò velocemente avanti. Ho bisogno di farvi rivedere questa slide. Guardate, dall'incrocio, a questo punto seguitemi per favore per essere efficacemente veloci, dall'incrocio del piano sagittale mediano, questo giallo, con il piano verde trasversale, dall'incrocio del piano sagittale mediano col piano trasversale, nasce un asse. Se due piani si incrociano, come dire, l'intersezione è un asse, quindi una linea, un asse antero-posteriore che chiamo asse sagittale. Un asse sagittale è una freccia che mi attraversa il corpo dall'avanti all'indietro. Dall'incrocio degli assi
paramediani, cioè dall'incrocio dei piani paramediani, quindi da questo piano sagittale in viola, paramediano, sempre col piano trasversale, ho sempre delle frecce, delle sagitte, però non ho un asse sagittale mediano, ho un asse sagittale basta, tu cui, ok? Quindi assi sagittali, dall'incrocio a due e due dei piani ottengo tre assi, per quanto riguarda quelli sagittali devo distinguere tra assi mediali e assi non mediali, paramediali. Dall'incrocio del piano frontale col piano trasversale nasce un asse trasversale. Dall'incrocio con il piano sagittale, mediano o paramediani, e il piano frontale nascono degli assi verticali, longitudinali. L'asse verticale che attraversa al centro il corpo è l'asse longitudinale mediano e gli altri sono assi longitudinali paramediani. Ok, quindi quando c'è di mezzo l'incrocio con i piani sagittali dobbiamo sempre distinguere assi che derivano dall'incrocio a due dei piani. Per cui, se torno dove ci siamo lasciati un secondo fa, ai concetti di movimento, posso dire che sull'asse verticale mediano, longitudinale mediano, che sapete oramai derivato dall'incrocio del piano frontale con il piano sagittale mediano, su questo asse io ho movimenti di torsione, di rotazione laterale destra e sinistra della colonna vertebrale, del collo, e ovviamente si tratta di colonna vertebrale. Su un asse longitudinale paramediano io ho movimenti, per esempio, di pronosupinazione, d'accordo? La supinazione, le mani in posizione anatomica sono rivolte con il palmo in avanti, quindi sono supinate, e la pronazione, d'accordo? Pronosupinazione, pronazione, supinazione, attenzione a questi due termini, pronazione e supinazione, perché sono anche un termine di posizione per l'intero corpo quando è appoggiato su un letto, su un lettino, sul vostro lettino da fisioterapisti, no? Posizione supina, posizione prona, ok? Ovviamente al vostro paziente, per rendergli la vita semplice, gli direte mettete a pancia in su, a pancia in giù, è chiaro, se stiamo facendo un esame, se stiamo parlando con colleghi, i termini sono prono e supino. Sull'asse sagittale mediano, vi ricordate qual è questo disegnato in giallo? Io posso fare movimenti di inclinazione laterale, sia del collo che del corpo, inclinazione laterale. Quando questi assi non sono mediani, ma sono paramediani, svolgo dei movimenti di abduzione, immaginate una freccia che attraversa la mia articolazione scapolo-omerale, abduco vuol dire allontano, quindi questa è una abduzione. Adduzione, avvicino, abduco, adduco, giusto? Mentre quando a incrociarsi sono l'asse trasversale, il piano trasversale, scusatemi, con il piano frontale, l'asse che ne deriva dall'incrocio del piano trasversale con il piano frontale è questo asse disegnato in verde, che è un asse trasversale. Sull'asse trasversale io posso fare movimenti di flessione e estensione di tutto il corpo, flesso e estensione, ma posso anche parlare di flessione del ginocchio, flessione del gomito, d'accordo? Flessione, estensione, flessione del collo, estensione, flessione ed estensione, flesso, estensione, giusto? Ritorna, considerate, e ve lo dico subito, che durante lo sviluppo, all'inizio, dall'embrione, gli arti superiori e gli arti inferiori nascono a 90 gradi, così, e poi c'è una torsione in avanti dell'arto inferiore, indietro dell'arto superiore, per cui alla fine il gomito guarda indietro, il ginocchio guarda in avanti. Questa è una flessione di gomito, e l'avete vista prima, la flessione di ginocchio, ok? Flessione vuol dire avvicinamento dei due segmenti corporei su un piano trasversale. Infine, l'ultimo movimento è quello di rotazione su assi longitudinali paramediani. Rotazione, rotazione interna dell'omero, rotazione esterna. Quando io combino su un'articolazione particolarmente ampia tutti i movimenti di flessione, estensione, abduzione, adduzione, per l'arto superiore e per l'arto inferiore parlo di movimenti di circonduzione. Ok? E poi ci sono dei movimenti speciali
che sono la flessione dorsale del piede. Per il piede non parlo di estensione e flessione, flessione dorsale e flessione plantare, uso il termine flessione dorsale plantare, quando il piede viene portato in dentro, parlo di inversione, verso l'esterno parlo di eversione, e poi ci sono i movimenti speciali della mandibola, che sono l'abbassamento, l'innalzamento, la protrusione e la retrazione.